scarsamente commensurabili, però sono un fatto reale e il dato esperienziale è che il numero di questi pazienti cresce. Noi vorremmo chiedere a Matteo non solo una valutazione, diciamo, tra virgolette, quantitativa, ma più a monte di questo, quali sono gli indicatori che voi utilizzate, no? Quelli che tu hai utilizzato nella tua ricerca per avanzare un'ipotesi di una diagnosi che è una diagnosi nuova, la dipendenza grave nuova per quello che vale nel campo di medicina, già ci sono alcuni anni che questa diagnosi c'è, però quali sono gli indicatori, come dire, quali sono i sintomi, quelli che il DSM descrive, elenca uno sotto l'altro, e poi soprattutto anche quali sono le iniziative che con maggiore, a tuo avviso, anche con l'esperienza che hai, il tuo sguardo a 360 gradi su questo campo, quali sono, come dire, le modalità con cui si cerca di prendersi in carico questi pazienti e se ci sono, quali sono quelli che a tuo avviso risultano, come dire, più efficaci e più significativi. Grazie. Bene, grazie. Adesso faccio come prima, creatore di prima, ecco, adesso è partito. Vi ringrazio intanto per l'invito, cercherò di dare alcune risposte agli stimoli dell'onorevole Binetti. Parlando di numeri, è sempre molto complesso parlare di numeri, perché capita spesso di sentire in Italia moltissimi numeri sul tema, su un sacco di temi, ma anche molti sul gioco d'azzardo, e a volte questi numeri vengono anche in parte equivocati, vengono interpretati male, spesso nel mio caso anche per colpa del relatore. Per esempio, faccio un riferimento prima, Daniele Poto faceva un riferimento a una ricerca che abbiamo presentato, presa dall'Istituto di Ricerca dell'Università di Neuchâtel, che stimava dai 5,5 ai 6,6 miliardi di costo, che non erano per la cura dei giocatori patologici, ma che sono i costi sociali, sanitari, diretti e indiretti, stimati, quindi è una stima, stimati in quelli che sarebbero i costi dell'Italia sul gioco d'azzardo, nel senso che il gioco d'azzardo ha delle entrate, gli 8 miliardi di euro che entrano annualmente per lo Stato, però quando un giocatore ha una forma di patologia ci sono una serie di costi stimati per lui, per la sua famiglia, per il sistema sanitario, per il sistema sociale, per tutta una serie di patologie che appunto sono state in qualche modo stimate in cifre importanti. In Italia purtroppo non abbiamo ricerche autorevoli su questo e quindi dobbiamo guardare all'estero. In Italia qualche ricerca invece autorevole su quanti sono i malati di gioco d'azzardo le abbiamo e sono quelle che cercherò di presentarvi. Rispondo però prima alla richiesta dell'onorevole Binetti su come capire quando una persona ha questa forma di patologia. Beh, non sono certo io a poter rispondere, ce lo dice però chiaramente il DSM-5. Cos'è il DSM-5? È un manuale internazionale, quindi validato in tutto il mondo, nel quale sono inserite, come? Cosiddetta la Bibbia degli psichiatri,